Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, grazie alle realtà gerifalcesi, alle autorità in sala, grazie anche a quelle autorità che non sono presenti ma che ci hanno mandato i loro saluti, come il sindaco di Borgo, anche se qui è rappresentato dall'assessore alle politiche sociali, René Cristoforo, anche il sindaco di Maida e il sindaco di Amareni. A braccia aperte. Beh, non poteva esserci un titolo migliore per questa iniziativa che vuole informare la cittadinanza focalizzando l'attenzione su un sentimento che è insito nel nostro territorio. Girifalco e il suo manicomio hanno fatto la storia. Pippo, si sente? Girifalco e il manicomio hanno fatto la storia in materia di accoglienza e di integrazione. La comunità di Girifalco ha saputo accogliere a cavallo di 2 secoli tantissime persone, tantissimi ospiti, tanto un po' da ricevere quella nomea simpatica del paese dei pazzi, riconoscendo il manicomio come una realtà ormai che fa parte integrante del nostro territorio. Senza di loro, senza questi ospiti, lo scenario urbano e quello sociale non sarebbe lo stesso. Ad esempio, Maria e Lombardo hanno ispirato una famosa canzone di Cristicchi con il quale ha vinto il Festival di Sanremo. C'è un altro amico, Renato, che dice di avere tanti amici fuori con i quali beve il caffè, mentre c'è un giovane ricoverato che dice spesso che fuori si sta bene perché la gente è gentile. Di recente c'è un'associazione con alcuni rappresentanti di Girifalco che ha prodotto un cortometraggio. Con questo cortometraggio parteciperà a dei festival nazionali e porterà in Italia, un po' in giro, fuori da quelli che sono i confini girifalcesi, la storia di Girifalco. Un Girifalco cambiato da quello che è la realtà dell'ospedale psichiatrico. Ma non solo, porterà in giro il concetto di una comunità che ha accettato con normalità ciò che gli altri definiscono diverso. Abbiamo quindi una storia di cui andare orgogliosi, un po' che ha fatto da apripista ad altri progetti importanti. Qualche giorno fa sono stati consegnati i lavori del REMS, Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che mette al centro la scelta politica di ridare dignità a quelle persone che hanno delle condizioni al contorno veramente disagiate. Beh, in occasione di questa consegna dei lavori, il direttore dell'ufficio tecnico dell'ASP di Catanzaro, Carlo Nistico, ha voluto ringraziare nuovamente la cittadinanza per questo gesto, per questa grande solidarietà che accompagna la nostra comunità nei confronti delle persone che soffrono di disagio. Quindi la nostra è una bellissima storia di integrazione, la nostra deve essere una storia che fa da linea guida alle nuove occasioni alle quali Girifalco si può aprire, nuovi modi di fare cultura, nuova crescita sociale. E non possiamo rinnegare il nostro passato, non possiamo rinnegare il nostro presente e soprattutto non possiamo rinnegare quello che siamo. Gli ospiti che abbiamo fortemente voluto oggi metteranno a nostra disposizione la loro esperienza. Cercheranno di raccontarci come vivono, com'è per loro, che cosa è per loro il concetto appunto di accoglienza, per uscire un po' da quelli che sono i luoghi comuni, quei concetti che sporcano il linguaggio quotidiano. Prima di addentrarci in quella che è la tematica appunto di questa manifestazione, la parola al sindaco di Girifalco, Pietro Antonio Cristoforo, al parroco della nostra comunità, Don Orazio Galati, per i saluti iniziali. Grazie a tutti per essere qua. La giornata di oggi è una giornata speciale. L'emozione di avere accanto ospiti così importanti e la locandina di questo incontro parlano da sole. L'immagine, come vedete, delle braccia aperte, le mani colorate e lo scorcio del complesso monumentale che racconta anni e anni di storia della nostra comunità. Credo siano gli elementi più significativi di questo incontro. Ma a questi simboli noi daremo una voce attraverso della presenza autorevole di ospiti a cui va il mio particolare ringraziamento. Mi rivolgo principalmente a Don Orazio Galati, che
padre Piero Puglisi, l'onorevole Agazio Loiero, il sindaco del comune di Gasperina, Gregorio Gallello, il segretario generale della CGIL provincia di Catanzaro. E per ultimo, ma non perché è l'ultimo, anzi, il sindaco del comune di Riace, Mimmo Lucano, il solo italiano presente nella classifica dei 50 personaggi più influenti al mondo. Mimmo Lucano non ha incarichi di governo, mi pare di no, vero? Non è a capo di una grande azienda. Comunque è da 3 mandati che è il sindaco a Riace. Un quarto dei suoi concittadini sono nati fuori dalla Calabria. Arrivano dall'Afghanistan, dal Senegal, dal Mali. Hanno rischiato la vita attraversando il Mediterraneo e a Riace hanno trovato casa. Per questo Lucano si è guadagnato il 40° posto nella lista delle persone più influenti del mondo, nella nota rivista americana Fortune, fianco a fianco con Angela Merkel, Papa Francesco e Bono degli U2. La sua presenza e quella degli altri graditi ospiti rappresenta per l'amministrazione comunale e per l'intera comunità un importante messaggio che da questa sala vogliamo lanciare in vista dell'apertura di un centro SPRAR che ospiterà 16 immigrati adulti. L'amministrazione comunale, che mi onoro di rappresentare, ha fatto una scelta di coraggio, una scelta difficile che non ci fa sconto, soprattutto in termini di polemiche. Ma siamo certi che la popolazione di Girifalco ha già metabolizzato, non perché i nostri cittadini sono degli sprovveduti, semplicemente perché il sentimento di accoglienza e solidarietà fanno parte del DNA dei girifalcesi. Negare agli ultimi di vedere riconosciute le loro istanze avrebbe significato andare contro la cultura che ha sempre contraddistinto la nostra comunità. Girifalco e il suo manicomio hanno fatto la storia dell'accoglienza ed integrazione. Ed è ora il Comune si apre a questa nuova prospettiva di crescita e sviluppo sociale, oltre che culturale, e certamente non bisogna tornare indietro. Non bisogna cancellare, anzi, semmai, bisogna alimentare quel sentimento che con orgoglio i girifalcesi hanno saputo coltivare per quelle persone speciali che da decenni ormai fanno parte della vita di ciascuno di noi. Il mio invito è dunque quello stasera di ascoltare gli interventi con grande attenzione e di tornare a casa e portare quel messaggio che da quest'aula vuole partire, quell'utopia della normalità che a Riace ha fatto il giro del mondo, che da Riace ha fatto il giro del mondo in così poco tempo. E noi a Girifalco dobbiamo continuare a coltivare questa utopia. Non ci dimentichiamo che Girifalco è il paese dell'accoglienza e dell'integrazione. Prima di dare la parola agli ospiti, consentitemi di ringraziare tutti voi presenti in questa sala. Un saluto va al capitano della Compagnia dei Carabinieri, Silvio Maria Ponzio, al comandante della stazione dei Carabinieri, maresciallo Giuseppe Melisenda, all'associazione che fanno parte del progetto SPRAR con appositi protocolli d'intesa, a quelle che ci aiuteranno nel delicato processo di integrazione, ai consiglieri comunali, ai colleghi sindaci e a tutti voi presenti in sala. Grazie.
Saluto i partecipanti a questa manifestazione, porto i saluti del Vescovo, non è potuto essere presente per altri impegni già presi, ma porto comunque i saluti della comunità di Girifalco, di tutta la comunità intera di Girifalco. Si diceva prima, l'assessore Ferraina, così come anche il sindaco, dicevano Girifalco paese dell'accoglienza, ed è vero, Girifalco è il paese dell'accoglienza, ma non dimentichiamoci che prima ancora di essere il paese dell'accoglienza, ciascuno di noi diventa luogo di accoglienza. Noi ci troviamo qui a vivere un po' questa nuova avventura, a dare inizio proprio a questa avventura all'interno della nostra comunità, perché vogliamo prendere consapevolezza che ciascuno di noi è il luogo di accoglienza. È inutile. Ciascuno di noi diventa un luogo di accoglienza. Ce lo dicono queste le tante immagini che abbiamo visto e continuiamo a vedere in televisione, di uomini, donne, bambini che pur di vivere la propria vita in serenità, pur di vivere la propria vita nel miglior dei modi possibili, non solo spendono un patrimonio, ma mettono a repentaglio la loro vita contro coloro che usano soltanto l'uomo per i propri bisogni. Se Girifalco sta vivendo questo momento nel positivo e nel negativo, è perché comunque nel cuore dei girifalcesi è forte il desiderio dell'accoglienza. Ma per accogliere l'altro bisogna accogliersi tra di noi. Per accogliere l'immigrato bisogna non sentirsi immigrati tra di noi. Penso sia questo il messaggio più grande che può uscire fuori da questa nostra manifestazione. D'altronde parte dei convenuti raccontano un po' la loro esperienza di una comunità che ha accolto. Noi siamo accolti continuamente, il titolo Braccia Aperte è un pochettino, può essere anche di parte. Noi siamo accolti a braccia aperte da colui che ha saputo offrire la sua vita per la salvezza nostra. Allora l'augurio a questa manifestazione, l'augurio al popolo girifalcese, l'augurio a tutti quelli che sono convenuti a questa manifestazione è che veramente, ritornando alle nostre case, ciascuno di noi possa diventare accogliente, possa vivere l'accoglienza dalle cose più semplici, dalle cose più banali, perché è lì che si dimostra la vera maturità. Auguri. Allora, con Sprar è una piccola parola, poche lettere per indicare un sistema di integrazione molto diffuso sul territorio. Non è molto costoso, abbastanza trasparente, che però offre un servizio di qualità. Nel 2012 il Comune di Girifalco riceve un finanziamento ai fini di ristrutturare un immobile con finalità prettamente Sprar. Nel merito delle varie fasi post ristrutturazione entrerà l'assessore alle politiche sociali Elisa Sestito, che ha seguito un progetto che è stato finanziato per l'anno 2016-2017. Buonasera a tutti presenti in aula. Buonasera a tutti presenti in aula. Qual è lo scopo, il fine di avervi tutti qua stasera? Cos'è lo SPRAR e perché la nostra locandina pone una donna con le braccia aperte? Le braccia aperte perché? Girifalco è il paese, la culla dell'inclusione sociale per antonomasia, non da adesso, dal 1878.
da quando l'allora sindaco Migliaccio, considerato uno dei più grandi sindaci, chiese agli organi di governo provinciali che venisse istituito a Girifalco un ospedale psichiatrico provinciale. La sua istanza venne accolta. Girifalco divenne quindi la culla dei reietti, degli esclusi, di quelli che venivano considerati gente di poco conto, di quelli che nessuno voleva includere nella società. Girifalco, da paese agricolo, diventò pertanto una risorsa economica dell'Interland catanzarese e costituì una delle principali risorse economiche dei paesi limitrofi. Quindi il sentimento di accoglienza, lo spirito di solidarietà ci appartiene da sempre. Noi ci siamo insediati nel 2015. Al momento del nostro insediamento, esaminando i progetti, abbiamo visto che l'amministrazione precedente aveva presentato nel 2012 richiesta di accesso ad un contributo per un fondo denominato PON Sicurezza Obiettivo Convergenza, con il quale il Ministero dell'Interno ha destinato al Comune di Girifalco 350.000 euro per ristrutturare un edificio denominato ex Mercato Coperto, che magari tutti sapete si trova proprio di fronte all'ex cinema. Con questa cifra, questa struttura venne completamente ristrutturata ed adibita a sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati. Al momento del nostro insediamento, quindi, d'accordo con tutta l'amministrazione comunale, abbiamo presentato richiesta di accesso al fondo per minori stranieri non accompagnati ed è stato nel luglio del 2015. Il nostro progetto però, per una serie di peripezie burocratiche, non è stato inserito, non si è collocato in posizione utile nella graduatoria, cosicché abbiamo presentato regolare istanza e regolare ricorso alla TAR Lazio, con esito purtroppo negativo, ma noi non demordiamo, noi lo spirito di accoglienza ce l'abbiamo proprio dentro. E quindi, sempre d'accordo tutti insieme, abbiamo deciso di partecipare allo SPRAR adulti ed è stato nel febbraio 2016. La graduatoria è uscita il 16 di maggio di quest'anno, sempre 2016, e ha visto finalmente Girifalco collocato nei comuni che sono stati ammessi al finanziamento. Quindi Girifalco può ospitare adesso 16 migranti. Chi sono i migranti? La parola migrante non ci deve spaventare, cioè, perché a volte la paura dell'altro è la paura di noi stessi. Essere diversi per colore non è una buona ragione per portare odio oppure per vietare agli altri l'inclusione sociale. La diversità si può presentare sotto diverse forme. Ci sono le disabilità sociali che possono essere inerenti a malattie, disagi economici, ma la solidarietà deve sempre prevalere. Cosa può comportare lo SPRAR nel nostro paese? Cos'è che ci può portare di positivo? Non è solo, il principio di solidarietà, diventiamo tutti più buoni, ma c'è anche lo scambio culturale. Quanta cultura possiamo noi apprendere da loro e noi apprendere da loro? E viceversa, uno scambio culturale viceverso. E poi le risorse economiche, seppur limitate, qualche famiglia, qualche ragazzo potrà mettersi al lavoro e sicuramente il pocket money che i ragazzi avranno verrà speso a Girifalco. Quindi lo scambio, l'aiuto sarà reciproco, noi a loro e loro a noi. E quindi io vorrei fare un doveroso ringraziamento a tutte le associazioni che hanno collaborato con noi alla stesura del progetto. Abbiamo sottoscritto dei protocolli d'intesa con queste associazioni, con il fine principale di favorire questa integrazione sociale e culturale. Io le vorrei citare queste associazioni perché ci hanno dato fiducia e hanno creduto nel nostro progetto. E sono la Proloco di Girifalco, Girifalco in Bici, Associazione Culturale Il Grillo Parlante, Euro Girifalco, Circolo Legambiente di Girifalco, Bussola Avis, Avis Comunale di Girifalco, Circolo Sportivo Parrocchiale di Squillace Lido, Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro, Cooperativa Tra Cielo e Terra, Associazione di Volontariato Spazio Aperto, Ufficio Migrantes Diocesi Catanzaro Squillace.
Un doveroso ringraziamento a tutte alle forze dell'ordine, con il capitano che ci sostiene nelle nostre iniziative, e a tutti i sindaci che sono venuti qua a portare le loro esperienze, e a tutti voi presenti in aula che siete qua ad ascoltare per capire cosa vi vogliamo dire e cos'è questo SPRAR. E passo la parola ad Elisabetta. Grazie. Sì, prima di continuare, se qualcuno poi vuole fare un intervento può fare un cenno alla dottoressa Burtina in modo da poter distribuire bene e gestire il tempo, visto che stasera siamo anche tutti coinvolti nella partita della nazionale. Riprendendo un po' quello che diceva l'assessore Sestito, con un avviso pubblico il Comune di Girifalco ha selezionato la migliore soluzione attuativa ai fini di poter ottenere le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno. La migliore soluzione è stata rappresentata dalla Fondazione Onlus Città Solidale, che da anni affronta la problematica dell'integrazione e dell'accoglienza, facendo appunto dell'accoglienza un punto di partenza per poi poter liberamente farli integrare nel territorio, nel tessuto socio-economico. La parola al presidente della Fondazione, padre Piero Puglisi. Un saluto cordiale a tutti, non faccio nomi, non faccio distinzioni. Esprimo subito un pensiero di ringraziamento e lo faccio questo ringraziamento a Don Orazio, perché nelle cose che ha detto mi ha dato uno spunto di riflessione. Ci ha invitato ad accoglierci gli uni gli altri. Prima ancora che parlare di accoglienza dello straniero, di persone forestiere, diverse, altre da noi. E ritengo in effetti che questo sia estremamente importante, perché è un'arte difficile per tutti noi. Pensiamoci, questo avviene anche tra parenti, tra vicini di casa, tra familiari. Magari siamo sulla stessa linea d'onda e siamo vicini, ci sentiamo uguali, ci sentiamo tutti dalla stessa parte. Cambia qualcosa, cambia un colore, cambia il vento, cambia una posizione, una situazione, e rischiamo di diventare estranei gli uni agli altri, ripeto, anche nella stessa casa, nella stessa famiglia. Ed è un sentimento bruttissimo, sentirsi estranei, sentirsi lontani, sentirsi minacciati in qualche modo nella stessa realtà nella quale si vive, è un sentimento veramente molto negativo, molto brutto. Credo che sia importante fare uno sforzo tutti di accogliere sempre l'altro, di accogliere quello che dentro di noi già può sembrare e a volte anche essere una minaccia, perché noi stessi facciamo fatica ad accettare qualcosa che, alla quale non siamo abituati, che è diversa da noi, che è una novità. È importante perché questo salvaguarda la nostra umanità, la nostra dignità personale, ci fa essere veramente uomini. Io sono qui non soltanto come presidente della Fondazione Città Solidale, ma anzitutto come direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi, e ovviamente senza voler fare alcuna riflessione teologica, spirituale, alcuna meditazione, alcuna omelia, devo però fare riferimento necessariamente ai valori che ispirano la presenza e il servizio della Chiesa, del cristiano, nel tessuto umano, sociale, politico. Noi siamo necessariamente persone che si devono ispirare ad un insegnamento, che è quello evangelico, ad un libro, quello della vita, quello della Bibbia. E lì ci sono scritti valori importanti che sono stati già citati abbondantemente stasera, quali l'accoglienza, la solidarietà,
la condivisione, l'integrazione. Accogliere lo straniero non è soltanto una pia esortazione, è un invito, è un comando forte che ci viene da nostro Signore. Sono appena tornato da un breve viaggio negli Stati Uniti e a New York ho avuto modo di visitare un museo che è diventato il memoriale della storia dell'immigrazione. Un ambiente grandissimo, dove sono stato colpito da tantissime testimonianze, immagini, scritti, filmati, racconti, volti di italiani che hanno vissuto l'esperienza di essere stranieri in America. E in modo particolare i meridionali, in modo particolare calabresi, siciliani. Una storia durissima, un'esperienza faticosissima, dolorosissima per tanti versi. E lì, guardando queste testimonianze, queste immagini, riflettevo sul fatto che forse queste persone che stanno arrivando oggi in una nostra terra, che è diventata terra di accoglienza, le situazioni si sono un po', diciamo, invertite per alcuni versi, forse è una situazione ancora peggiore. Lì vedevo nelle foto, nei racconti, persone che arrivavano con la valigia, seppure di cartone, con degli zaini, seppure malmessi. Qui queste persone arrivano senza nulla. Dobbiamo provvedere subito, dopo lo sbarco, a trovare un paio di ciabatte, un pantalone da far indossare. Un'estrema povertà. Persone che scappano, lo sappiamo bene, non sto qui a fare l'excursus delle motivazioni dell'immigrazione, da situazioni penose, di povertà, di guerra, di pericolo. Vengono qui per questo, per chiedere aiuto, per chiedere che venga riconosciuta la loro dignità, per chiedere una mano che li aiuti a risollevarsi da una situazione di grande indigenza. E dunque, come credenti, come uomo di chiesa, come uomo di Dio, io devo fare un appello necessariamente ai valori evangelici, da cui non possiamo prescindere se vogliamo davvero essere squisitamente cristiani, ma ripeto, anche pienamente abitati, padroni della nostra umanità, di una dignità che ci fa pienamente uomini e donne. Detto questo, io, anche per altre esperienze condivise di servizio in questo comune da tantissimi anni con le amministrazioni precedenti, ho seguito la storia di questo percorso sin dal 2012, quando abbiamo dato una mano come fondazione per la richiesta di questo contributo europeo. E allora, con l'amministrazione guidata da dottor De Onofrio, ci fu questa idea. Il contributo si è chiesto per ristrutturare una casa che per vincoli, per obbligo, deve essere utilizzata almeno per 5 anni, se ricordo bene, per l'accoglienza di persone straniere, immigrate. Allora c'era questa volontà forte di aprirsi ulteriormente all'accoglienza, di aprire una nuova storia, un nuovo percorso in questo territorio, di fare spazio alle persone straniere, perché la loro presenza qui non fosse solo un'occasione di servizio, di aiuto, quindi di Vangelo vissuto in modo squisito, bello, ma fosse anche un'opportunità per questo territorio. Perché l'integrazione è certamente sempre motivo di ricchezza reciproca, di crescita reciproca, di opportunità dunque. E sono contento che a distanza di anni, intanto la casa si è realizzata, a distanza di anni finalmente vediamo realizzato questo sogno, questo desiderio per il quale, ripeto, chi ha guidato l'amministrazione e i collaboratori di quel tempo hanno faticato, lavorato tanto. Si vede la possibilità di realizzare quel progetto, quel sogno. Come fondazione
Noi abbiamo il mandato da parte del Vescovo, della Diocesi, di gestire con lo spirito evangelico, questa è la nostra mission, servizi di accoglienza, servizi di aiuto alla persona, servizi che favoriscono la crescita della dignità, della promozione umana di coloro che sono in situazioni di svantaggio, di disagio, di povertà. E dunque da quasi 25 anni ormai in questo territorio provinciale diocesano gestiamo servizi di accoglienza. Nella realtà che presiedo ho la gioia di avere ben 12 dipendenti che sono di Girifalco. Guardate, il 25%, facevo un calcolo salendo in macchina, il 25% di tutti i dipendenti che abbiamo nella fondazione in questo momento. Un buon numero, una buona rappresentanza. Non abbiamo assunto persone di Girifalco perché qualcuno mi ha dato qualcosa in cambio. Non abbiamo avuto casi di accoglienza, strutture fino ad oggi a Girifalco che ci hanno obbligati ad assumere persone. Lo abbiamo fatto perché abbiamo incontrato delle persone capaci, valide, preparate professionalmente, che hanno voluto investire questa loro umanità e professionalità nella nostra realtà, della quale condividono gli ideali, gli sforzi, il lavoro diuturno. Saremo ben contenti di dare nuove opportunità a persone di Girifalco che grazie a questo progetto, a questa esperienza, potranno cominciare a lavorare come gli altri, magari pensare a sposarsi e a mettere al mondo figli. Questa è una delle opportunità che questo progetto già offre al vostro territorio. Dicevo, abbiamo gestito tanti progetti, tante strutture di accoglienza e abbiamo ormai diverse comunità SPRAR nel territorio della provincia e non solo. E abbiamo maturato un'esperienza importante in questo campo, sostenuti dai processi formativi, dall'apporto, dall'esperienza, dalla competenza di organi nazionali, territoriali, dal Servizio Centrale, dal Ministero dell'Interno, che hanno fatto della nostra realtà una realtà qualificata nel sud, nel territorio, per offrire questo servizio e questo lavoro. Può essere forse anche questa una piccola garanzia che può rassicurare rispetto ai pregiudizi naturali, legittimi, alle preoccupazioni, alle paure che la presenza di persone altre possono provocare in ciascuno di noi. Ma lo ricordo, chiunque è diverso da noi, chiunque la pensa già solitamente in modo diverso da noi, a volte lo avvertiamo come una minaccia, come un problema, basta poi conoscersi, scoprirsi e magari si diventa facilmente amici. Nelle esperienze che conduciamo ormai da tanti anni negli altri comuni, sono stato invitato come questa sera a parlare a diversi consigli comunali per presentare il progetto, per presentare le esperienze. Ricordo sempre un po' di trepidazione, anche qualche contestazione all'inizio, ma oggi posso testimoniare con dati alla mano che in tutti i comuni in cui abbiamo avviato questi percorsi le esperienze sono state sempre positive. Ricordo solo una nota stonata nel nostro percorso che ci ha fatto maturare tanta esperienza e ci ha fatto fare delle scelte ancora più puntuali, più precise. Alcuni anni fa sono arrivati alcuni ragazzi tunisini, un numero di 10, che erano un gruppo omogeneo, compatto tra di loro, si conoscevano già, sono arrivati amici tutti insieme, ce l'hanno fatto a fare il viaggio insieme. Ebbene, li abbiamo accolti a Squillace e questi ragazzi in una decina di giorni ne hanno combinate di cotte e di crude, non si ambientavano, facevano i capuzzelli della situazione. Le abbiamo provate tutte. A un certo momento, con la collaborazione della compagnia dei carabinieri di Girifalco, c'era il comandante precedente, la caserma di Squillace, semplicemente
ci siamo presentati una mattina, li abbiamo svegliati, adesso si parte, in macchina, via. Questo posto non è più per voi. Trasferiti e divisi in tante comunità d'Italia. È stata l'unica nota stonata. Parlo di un gruppo di minori dove, guardate, a volte il rischio di atti da bulli può essere più alto rispetto agli adulti, perché sanno che non possono essere puniti penalmente, che ci sono molte agevolazioni, c'è molta comprensione, che la legge li tutela abbondantemente, quindi si permettono di essere anche oltre le righe, perché la nostra normativa glielo permette. Ma a parte questa nota stonata, che ripeto è stata una parentesi breve di 10 giorni, le nostre esperienze sono state sempre altamente positive. A proposito degli adulti, sono contento stasera, c'è dopo di me il sindaco dottor Gregorio Gallello di Casperina, che ha ospitato nel suo comune già da qualche anno, da diversi anni, una comunità sprare di adulti, mettendo anche a disposizione in un secondo modulo una casa del comune dove abbiamo 21 persone adulte. Ci potrà dire che tipo di esperienza è quello che stanno facendo. Vi dirà certamente che è un'esperienza assai positiva. Il comune, la cittadinanza, al di là forse di qualche perplessità iniziale, di qualche preoccupazione iniziale legittima, ha accolto queste persone. Queste persone girano per il paese tranquillamente, integrandosi con i giovani, con le esperienze locali. Qualcuno di loro sta lavorando in alcune aziende posti del comune. C'è pronto il contratto di lavoro, si è trovata la casa per qualcuno di loro che è uscito dal programma, dalla comunità e ha deciso di rimanere sul posto e continuare ad investire. Durante questi percorsi l'integrazione prevede l'inserimento scolastico, prevede con altri fondi rispetto al progetto la possibilità di borse lavoro, di tirocini formativi che vengono investiti nel territorio. Tante volte le aziende presso le quali li affidiamo hanno tutto da guadagnarci, perché non escono un soldo, questi giovani sono pagati dallo Stato, dai fondi europei, internazionali, e prestano lavoro ed è un'esperienza di integrazione tranquilla e serena. Lo accennava già l'assessore prima, ovviamente oltre che alla possibilità di offrire opportunità lavorative c'è tutto un indotto economico che il comune deve tenere in considerazione, gli acquisti che si fanno a partire dall'abbigliamento, ai viveri, a tutto quello che è necessario per gestire una struttura e dare vita ad un'esperienza così, e molti altri aspetti positivi che certamente potremo scoprire strada facendo. Non ultimo, è stato già accennato, la ricchezza culturale di cui queste persone sono portatori. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze di scambio, di convivenza, di fraternità, ma non soltanto con noi, con gli operatori, con gli addetti al servizio, ma con una realtà più larga che è appunto il territorio. Questo è quanto. Questa è la storia di questi giorni, questa è la storia dell'accoglienza degli immigrati. Vi potrei raccontare innumerevoli episodi attraverso i quali comprendere l'affetto, la relazione forte e importante che si crea stando con loro. Il ritorno, l'arricchimento personale e interiore che ciascuno di noi può trarne in un rapporto semplice, privo di diffidenze, di preconcetti, di pregiudizi. L'altro, lo straniero, l'uomo dal colore nero, è un uomo come noi, che ci chiede aiuto e al quale credo che necessariamente noi dobbiamo e possiamo tendere la mano se ne siamo nella possibilità.
è una questione di civiltà, oltretutto, è una questione di dovere etico. E ripeto, in tutto questo percorso, in tutta questa esperienza, tutti abbiamo certamente da guadagnare, ma non perché pensiamo a un profitto, neppure quello economico. Guardate, l'esperienza mi insegna ormai nelle nostre strutture che spesso c'è da rimetterci, che spesso non si arriva, che bisogna chiedere aiuto all'esterno. Noi alle spalle abbiamo Santa Madre Chiesa che in qualche modo ci sostiene e ci aiuta ad arrivare dove non si arriva normalmente con quanto viene erogato. Ma non è questo il profitto. Il profitto è di ben altra natura. Il profitto è una ricchezza interiore, e crescere in umanità, culturalmente, spiritualmente, e diventare, lo ripeto, anche se vi ho stancati, e diventare veramente più uomini. E io credo che questo percorso che sta per iniziare in questo territorio, in questo comune, in questa direzione, darà tanto alla gente di Girifalco, che è una gente che è gente fondamentalmente buona, semplice, accogliente, gente che sa offrire opportunità, perché magari è stata privata nella sua esperienza di opportunità e sa cosa vuol dire. E dunque, piuttosto che chiudersi a riccio, è gente che sa aprirsi, perché aprendosi, offrendo opportunità, dando all'altro, si cresce più pienamente, si riesce ad essere persone più vive, più vere, più autentiche. Sono certo che sarà un'esperienza positiva anche questa, come tutte le altre, e sono certo di poter contare sulla collaborazione, sul sostegno di tanta gente di buona volontà che, come lo ha fatto nel passato, continuerà a sostenere con vari ruoli, in diverso modo, questo percorso che non potrà che dare onore a questo territorio. Grazie. Grazie a Padre Piero, che ci ha fatto un po' toccare con mano delle realtà che lui conosce benissimo, lanciando anche un messaggio sociale di grande ricchezza e qualità. Prima di entrare nel merito delle altre realtà che noi vogliamo ascoltare, sì, volevo dare spazio agli interventi delle persone prenotate. Vi invito ad essere brevi perché abbiamo pochi minuti e vi invito anche a presentarvi. Mi dispiace se non avrò magari la capacità oratoria di Padre Puglisi, comunque sicuramente molto più abituato di me ai discorsi o dell'onorevole Loiero. Io volevo comunque ricordare alcuni punti. Innanzitutto, qualche mese fa, io sono Emanuele Raffaele, chiedo scusa, laureato in scienze politiche, nato a Catanzaro, un lavoratore come quelli che dovrebbero essere anche gli immigrati, quindi ho sempre lavorato accanto ai immigrati senza avere mai nessun problema, prendendo anche spesso le difese di loro quando i padroni, comunque, come so benissimo, comunque avevano dei comportamenti diversi nei loro confronti, proprio per in quanto diversi, per cui vorrei far capire che il punto non è mai il fatto che il nero sia diverso o qualcuno teme il diverso, non è questo il punto, quindi non vorrei che la discussione si spostasse su questo, semplicemente per comodità, per far capire che da una parte ci sono i razzisti che non vogliono gli immigrati per questo motivo e dall'altra ci sono i buoni, non ci sono i buoni, non siamo noi cattivi. Qualche mese fa nel comune di Roma, a Casale San Nicola, alcuni ragazzi sono stati condannati ai domiciliari perché si opponevano passivamente alle cariche che la polizia ha fatto nei confronti di alcune famiglie, anche cittadini che si opponevano all'apertura di un centro di accoglienza anche in quello di Casale San Nicola, un quartiere popolare di Roma, sono stati condannati ai domiciliari. Oggi sono qui per leggervi anche un breve passaggio di una notifica arrivata qualche giorno fa ad alcuni militanti di Casapanda e ad alcuni cittadini di Lamezia Terme, 8 ragazzi che sono stati letteralmente diffidati dall'entrare nel comune di Girifalco perché qualche mese fa, durante un consiglio comunale, hanno osato opporsi al disegno del centro di accoglienza. La cosa simpatica è che nella stessa comunque notifica della questura di Catanzaro viene sottolineato il carattere non violento, potete comunque anche leggerlo
seguito. Il carattere non violento della manifestazione, ma viene punita dal carattere plateare e l'indisciplina. Poi si parla di fascismo in maniera comunque particolare, questo libro è detto una disposizione ideologica. Comunque si vengono per 3 anni divieti dall'entrare nel comune di Girifalco, altrimenti incorreranno in un processo penale. E soprattutto un'altra cosa simpatica, il fatto che la minaccia è che qualora vengano rintracciati nel comune di Girifalco verranno rimpatriati in quel di Lamezia Terme. Simpatica questa parola per chi parla di accoglienza e poi per pochi chilometri di distanza parla di rimpatriare le persone, cittadini italiani che semplicemente sono di qui, hanno esposto un manifesto per opporsi a quello che comunque non è una cosa che abbiamo inventato noi. Il fatto che le cooperative sia vicino alla sinistra sia vicino alla chiesa abbiano guadagnato sui centri di accoglienza non è qualcosa che abbiamo inventato noi, è qualcosa che è successo. Giornali come Internazionale, che non è sicuramente un giornale di sinistra, ha fatto un'inchiesta sull'immigrazione, ha fatto notare come ci sia sfruttamento. C'è anche un'inchiesta che si chiama La filiera sporca, dove si parla della raccolta delle arance con gli immigrati sfruttati. L'Internazionale ha fatto un'inchiesta in cui ha ripreso anche questo e si mostra come al CAR di Mineo, dove sono 2000 immigrati che vengono quotidianamente sfruttati dai padroni italiani, certo, ma la colpa è di chi permette queste situazioni illegali, perché le situazioni in cui non c'è chiarezza sono sempre criminogene. Una situazione in cui si entra clandestinamente non può essere mai una situazione che porta cose comunque costruttive. Si le chiedo scusa, la domanda qual è? Non è la domanda, volevo fare un intervento, se è possibile, visto che visto che i miei cittadini sono stati bloccati dalla polizia al comune di Girifalco, mentre qui verranno accolti in pieno centro di Girifalco centinaio, forse migliaia, bravo, non so, bravo, immigrati, sicuramente integrazione proprio è una questione che vuol dire che un meno può integrarsi con un più. Se qui c'è un'invasione non si può integrare nessuno. Io ho sempre lavorato con i migranti e non ho mai avuto problemi, il problema non è mai stato il razzismo, quindi non diciamo bugie, il problema è proprio che non vogliamo lo sfruttamento di queste persone, non vogliamo che... Qual è il problema? Non posso più parlare? Sì, trovo solo fuori luogo proprio l'intervento. Quindi fuori luogo, in una discussione sull'accoglienza invece è più comunque opportuno che tutti quanti esprimono la stessa opinione, è molto più opportuno secondo lei. Magari, non so, mi volete dare una diffida anche a me perché non posso parlare? Sto semplicemente cercando di concludere il mio discorso, poi devi dire quello che vuole un valore, Manuel, è diverso. Mi sembra una conferenza in cui tutti quanti dicono la stessa cosa, noi comunque abbiamo esposto motivazioni comunque che non sono del tutto razziste, quindi vorrei invitare a non adottare più queste motivazioni perché non è chiaro. Io ho letto i Vangeli, sono cattolico, vado in chiesa ogni domenica, non ho nessun problema di razzismo, ma so anche che Dio, che Gesù Cristo ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, e questo significa anche quanto la Chiesa dovrebbe essere laica e quanto l'invito spirituale all'accogliere il prossimo non sia un invito che deve trasformarsi in una proposta politica, perché non è questa una proposta politica accogliere 3 miliardi di poveri o più che vivono nel mondo, né in un paese che è in crisi di occupazione. Non può essere una proposta politica. Una cosa dovrebbe, lei che è prete, che è sacerdote, che è una figura spirituale, dovrebbe anche lei stesso distinguere la proposta politica dalla proposta da quello che è comunque la vicinanza spirituale al prossimo. Concetto chiaro, va benissimo. Sono contento. Va benissimo. Sì, se c'è qualcun altro. Se lo stile è lo stesso, mi dispiace, ma. Allora, buonasera a tutti, sono Lorenzo Scarfone, sono il segretario provinciale della Fiamma Tricolore. Prima di ogni cosa mi rammarica vedere che qualcuno viene interrotto perché viene autorizzato dai poteri forti. Noi i poteri forti li contrastiamo da sempre, in qualunque sala, mettendoci la faccia e non nascondendoci dietro a niente e a nessuno. Quindi che qualcuno venga a dire, interrompiamo l'altro, mi sembra alquanto squallido. Parliamo del centro che è in procinto di essere aperto a Girifalco. A Borgia l'abbiamo bloccato sul nascere per un semplice motivo, perché il tessuto sociale di Borgia non era idoneo al momento ad ospitare una comunità non di negri come nominate voi. Nei nostri termini non sono mai state utilizzate queste parole, mai. Sfido chiunque a dire che un ragazzo di Casa Pound, di Fiamma o di qualcuno comunque vicino a noi abbia utilizzato un termine così discriminatorio nei confronti di qualcuno. Certo, sicuramente
le braccia aperte è giusto che ci siano, prima di tutto per la cittadinanza di Girifalchi, per tutti quei ragazzi che oggi non hanno un posto di lavoro e che purtroppo, forse per queste braccia che sono state sempre chiuse, si sono trovati in un tessuto sociale sbagliato e a fare cose sbagliate anche contro i propri interessi. Quindi è troppo facile additare sempre gli altri quando magari non si fa un mea culpa. Si parlava di un centro di integrazione per ragazzi, per minori. Perfetto, gli adulti non sono la stessa cosa, non sono gestibili allo stesso modo e lo dimostrano i fatti e non le nostre parole. Lo dimostrano i fatti perché lo dimostrano i fatti? Perché il 43% dell'aumento della microcriminalità che si ha in Italia è dovuta a questa integrazione scellerata che fa comodo solo alla legge di sinistra, che vivono da decenni di queste cose, creano cooperative solo per nascondere la realtà dei fatti. Non lo dico io, lo dimostrano i fatti nazionali. Lo dimostra dove? Ne entrano 15, il giorno dopo 13 non vogliono prese le impronte digitali, non vogliono essere schedati e nessuno li scheda, perché spariscono. Spariscono come sono spariti in tutta Italia. Chiedo scusa, è giusto che dica anch'io la mia. È troppo facile far parlare chi deve prendere gli applausi. Io non voglio applausi, io voglio fischi, non applausi. Io voglio realtà, voglio dei fatti. E vi garantisco che noi copriremo tutta la comunità di Girifalco raccogliendo le firme per vedere se è vero che sono i cittadini di Girifalco a volere questo centro di integrazione oppure se è vero che il solito sistema economico che nasconde contributi, fondi e varie solo per i propri interessi, primo. Seconda cosa, noi non siamo dei razzisti, perché quando sono sbarcati gli immigrati a Roccelletta, caro sindaco, c'erano solo i ragazzi di Fiamma Tricolore sulla spiaggia ad accoglierli, a portargli pane, beni di prima necessità, acqua. Le istituzioni, sapete quando sono venuti, quando devono vedere come distribuirle. E questo è qualcosa che fa riflettere, fa pensare. Perché in un comune dove già la microcriminalità va debellata, perché purtroppo c'è, è una realtà in cui viviamo, Borgio come Girifalco, come i comuni limitrofi. Perfetto, iniziamo a distruggere queste cose. Signor Valentino, iniziamo a distruggere queste cose e poi saremo pronti nel momento in cui ci saranno tutti i ragazzi di Girifalco che staranno lavorando, benvengono gli immigrati, non i negri. Sono il primo a trovare ripugnanza nel sentire parlare di negri, gialli, verdi, bianchi, sono tutti gli stessi. Il problema è rispettare le regole. 35 più 3, 38 euro al giorno per un immigrato. Sapete benissimo che ci sono ragazzi che vanno a lavorare per 20 euro al giorno. Ragazzi locali, ragazzi che pagano le tasse, ragazzi con genitori, nonni e bisnonni che da sempre portano economia nei nostri territori. Invece no, l'importante oggi è cercare come poter spendere quei soldi che ipoteticamente negli anni sono stati spesi e tra virgolette, scusatemi il termine, mangiati dai nostri cari politici. Oggi cercano di coprirli così, con un bel passaggio, una bella visita. Dobbiamo essere accoglienti, certo che dobbiamo essere accoglienti, ci mancherebbe. Purtroppo è il tempo che abbiamo, abbiamo interrotto nessuno. Ora state approfittando della nostra educazione. La vostra educazione, mi scusi, dove comincia la libertà di pensiero e dove finisce? Dove comincia e dove finisce? Fin dove piace o no qualcuno? È stato chiaro. Perfetto, ci vedremo nelle piazze. Qua comandate voi, nelle piazze comandiamo noi insieme al popolo, insieme alla gente, noi siamo la gente. Noi siamo quelli che vi faranno perdere questo finanziamento portato solo per coprire i vostri interessi, perché solo ed esclusivamente per coprire interessi precedenti o reali. Tutto quello che può far interrompere, libertà di stampa. Ma mi scusi, sta facendo proprio la persona di sinistra. Sta facendo la persona di sinistra. Non si parla così, come noi ascoltiamo in silenzio. Io le chiedo scusa, io non sono di sinistra, ma sono orgoglioso di non essere come lei. Quindi può ne riparleremo. L'uscita è di là. L'uscita. Come fate l'uscita quando le consigliano cose dirci a noi? Ci sono ospiti che sono venuti apposta per parlare. Quindi non c'è la libertà di stampa? Non c'è la libertà di parola? Come no? Le ho detto la parola. C'era un tempo per stabilire. Me lo dice dopo. Ci vedremo nelle piazze e ci vedremo per le strade. Tre minuti.
intanto voglio ringraziare chi mi ha invitato qua, il sindaco, il presidente Loiero e tutti voi perché siete presenti, tutte le persone che sono sedute al tavolo con me. E io veramente stavo facendo delle riflessioni per preparare quello che devo dire, ma gli interventi che mi hanno preceduto un po' mi hanno... Spero che da quello che dirò anche le convinzioni che hanno potranno essere riviste, perché io sono qua solo per rappresentare un'esperienza reale, non è un fatto teorico o mi permetto di dare che ce l'ho la soluzione, che di dare degli orientamenti politici, semplicemente come testimonianza di una esperienza, di una realtà che si svolge da diversi anni in un paese del profondo sud dell'Italia, dell'estrema periferia della provincia di Reggio Calabria, si chiama Riace, dove questa esperienza nasce, se mi posso permettere, per una casualità, perché c'è un veliero che sbarca sulla spiaggia di Riace. Probabilmente quel veliero non seguiva la destinazione di Riace. Il vento ha fatto sì il destino. Qualche anno prima erano state ritrovate i bronzi di Riace e avevano fatto conoscere il nostro paese nel mondo per queste due statue bellissime del periodo Magno Greco. E poi lo sbarco di circa 300 persone che arrivano sulla nostra spiaggia, e eravamo all'epoca agli albori proprio dei temi dell'accoglienza, non era immaginabile che nel giro di un decennio così questo tema diventasse così importante dal punto di vista politico, dal punto di vista etico, anche culturale, anche economico, che divide l'Italia, che fa nascere contrapposizioni politiche, che ci coinvolge. E all'epoca io non ero sindaco, ero semplicemente una persona impegnata sul piano sociale, sul piano politico, per cercare di dare un contributo per il riscatto del nostro territorio, per immaginare un futuro possibile per le nostre generazioni, per i giovani che, come accadeva tanti anni fa, anche oggi hanno come soluzione quella dell'emigrazione. E in una Riace profondamente rassegnata, provate come mi viene da immaginare come metafora, una panchina con delle persone anziane che aspettano proprio che passa il tempo, lo scorre del tempo in un modo che non hanno più nulla da dire, come se il destino deve per forza fare cessare tutto, fare dire tanto ormai, un ripetersi di ormai, quindi quel veliero fa nascere una speranza, perché intanto fa prevalere un senso di una pulsione interiore, proprio di sensibilità umana, per dire queste persone arrivano, sono in un viaggio per cercare la pace, perché sono in fuga dalle guerre, dalle persecuzioni, quindi raccontano proprio l'epos antico, moderno, così, delle migrazioni, di questi viaggi che coinvolgono l'umanità. Non si può mai pensare di impedire il viaggio, è un fatto normale, le migrazioni riguardano i pesci, riguardano gli uccelli, riguardano gli esseri umani. Poi quando soprattutto si va via da dove ci sono guerre, da dove ci sono persecuzioni, da dove ci sono problemi economici, da dove ci sono malattie, dove c'è povertà, dove ci sono i drammi dell'umanità, allora bisogna interrogarsi, capire le origini che porta migliaia di esseri umani a intraprendere questi viaggi della speranza, spesso con la consapevolezza che questi viaggi sono viaggi della disperazione, che non arrivano a destinazione. Allora noi, il Riace si trova tutto ad un tratto, non per fare un progetto con un piano finanziario, per finalità economiche, come diceva la persona che ci ha preceduto, poi faceva un riferimento per i 35 euro. Non è così, io ti do una giusta e corretta informazione, perché 35 euro ogni giorno, al giorno, pro capite, pro die, per accogliere ogni persona immigrata, significa che tu devi, con questi 35 euro,
garantire tutti i servizi agli ospiti. Lo faccio da me. No, non è che vengono dati ad ogni immigrato. Vengono dati ad ogni persona che si accoglie, per ogni persona che si accoglie, al comune in questo caso. Poi il comune fa un affidamento ad un ente di gestione, però con 35 euro bisogna pagare la casa, bisogna pagare le utenze che sono necessarie, bisogna pagare il vitto, bisogna pagare le spese mediche, le spese di scolarizzazione, le spese per il rinnovo dei permessi di soggiorno, per i documenti, per i viaggi, e soprattutto bisogna pagare i costi per l'equipe di lavoro, che sono delle organizzazioni di giovani, come diceva il parroco che mi ha preceduto, che alla fine è quello che interessa di più il territorio, perché in pratica dall'accoglienza nasce anche una possibilità per interferire in quella che è la piaga numero uno del nostro territorio, la mancanza del lavoro. Perché è un lavoro bellissimo questo, perché intanto io dico che qualsiasi lavoro che qualsiasi persona è chiamata a fare lo deve fare nel miglior modo possibile, e questo è un lavoro nuovo in Italia, perché i processi dell'accoglienza sono praticamente sono circa 10 anni che sono in atto in Italia, per cui non è che tutte le persone, tranne alcune specializzazioni, sono andate all'università per fare gli operatori. Occorre avere una giusta sensibilità, perché noi, chi è chiamato a fare questi lavori, si occupa di persone che hanno dietro un'esperienza drammatica, si trasportano drammi, sono vittime di violenze, e per cui bisogna avere le giuste sensibilità per avere a che fare con queste persone. E la cosa straordinaria è che poi diventa il tuo lavoro, per in qualche modo assecondare il percorso di esseri umani che sono in una condizione di ricostruire tutta la loro vita, di ricominciare tutto da capo, persone che hanno tagliato tutto con l'esperienza originaria. Per cui io dico, è un lavoro che è troppo interessante dal punto di vista del rapporto umano, e quindi con 35 euro si fa tutto questo. Non è vero che vengono dati agli immigrati, è solo ovviamente per i servizi per gli immigrati, però è un costo che copre tantissimi servizi e che addirittura interferisce con la possibilità di costruire dei processi lavorativi per le persone del luogo. A Riace ci sono 65 persone che lavorano, la maggior parte di loro a tempo indeterminato, a tempo pieno, qualcuno a tempo parziale, part time, e più 10 persone che facciamo lavorare nella raccolta differenziata, più abbiamo dei laboratori, abbiamo recuperato tutte le cantine abbandonate per farle diventare laboratori, abbiamo circa 12 laboratori, quindi ha interferito questa esperienza anche per quelle che sono le vocazioni turistiche del territorio. Arrivano pullman dappertutto a Riace, sia in inverno che in estate. Abbiamo costruito ad esempio, dall'accoglienza è nata anche il villaggio albergo, perché c'è un turismo solidale, ci sono persone che dalla Finlandia, dalla Germania, da tutta l'Europa vengono a Riace, ma l'elemento di attrazione è proprio la società multietnica, questa esperienza straordinaria che si svolge in un piccolo paese con il destino segnato, e che invece rinasce. No, proprio mi stava raccontando delle cose che sono veramente, rimango senza parole. Io vi sto dicendo delle cose reali, non vi racconto di teorie. Interferisce quindi sugli aspetti del turismo solidale. Abbiamo riaperto la scuola. La scuola a Riace del 2000 era chiusa, sulla microeconomia, quante attività economiche, ci siamo inventati il bonus sociale noi agli immigrati per renderli autonomi nel maggior tempo possibile, gli diamo dei bonus che in pratica sono spendibili a Riace, e quindi si crea quel circuito della microeconomia locale che ha fatto rinascere il nostro territorio. Questo per quelli che sono gli aspetti legati alle cose pratiche, a come si svolge l'accoglienza. Abbiamo recuperato
200 abitazioni abbandonate. Il mio comune nel 1960 aveva quasi 4.000 abitanti, siamo arrivati nel centro storico a 500 abitanti. Vi posso dire, l'invasione di cui parlava, e sono solo delle preoccupazioni di chi, mi posso permettere di dirlo, non lo so, vede dappertutto come in una immaginazione proprio della mente. Noi abbiamo, se ci scusate, però io quando hai parlato tu non ti ho interrotto. Ma che modi sono questi? Allora, ma così non mi viene difficile, mi sconvolge tutto questo. Posso parlare? Allora, tanto per dare i numeri, il mio comune ha 1.800 abitanti. Io ho detto prima che dopo la seconda guerra mondiale eravamo 4.000. Adesso siamo 1.800 abitanti, ma siamo distribuiti su due nuclei abitativi, il centro storico e la marina. 1.800, abbiamo 550 cittadini immigrati che vengono da oltre 20 nazionalità, e soprattutto da stati in cui oltre alle guerre c'è una miseria umana. Nella parte alta di Piace i cittadini immigrati sono più numerosi di noi, però non c'è stata questa invasione, questa tragedia, queste emergenze. Probabilmente le emergenze, quando uno dice così, li vive all'interno, è una situazione dell'anima. Come io dico, guardate, l'accoglienza, ma noi come calabresi, perché sul viaggio anche questo elemento è stato fondamentale. Io dico, noi siamo, che cosa abbiamo nel nostro patrimonio più importante? Io sempre questo ho pensato quando ero fuori dalla Calabria, quando avevo il senso, quando mi vinceva il senso della nostalgia, ma non solo per la bellezza del paesaggio, ma proprio perché mi ricordavo della nostra terra come una terra che non ha pregiudizi, che è libera nel rapporto umano, che ha il calore umano, che non vede in un'altra persona un problema senza conoscere quella persona. Guardate, questo è un disturbo del comportamento. Quando uno ha problemi che pensa che un altro crea un problema così, senza è un problema psichiatrico. Visto che siamo anche in un luogo, ed è bellissimo questo, sottolineare come la storia di Girifalco è il vero paese dell'accoglienza, perché le persone che hanno dei problemi sono i primi che devono avere la massima considerazione, così come i cittadini immigrati. E addirittura nel nostro caso ci risolvono alcuni problemi, il viaggio rinasce in pratica, rinasce da tutti i punti di vista. Avranno fatto almeno più di 200 test di laurea, tantissime università italiane di tutta Europa hanno fatto documentari, scritto dei libri. Io vado continuamente in giro per l'Europa per portare questa testimonianza straordinaria di una terra che, nonostante che è ultima in tantissime graduatorie, però è la prima per il senso dell'umanità. Questo è il valore del nostro paese. Non si può parlare di essere umano. Io provo a immaginare, ha detto la parola clandestini, ma questa parola dovrebbe essere, non dovrebbe più comparire nei vocabolari della lingua italiana. Clandestino è una cosa che si usa per i topi, non per un essere umano. Guardate, io sono venuto perché mi ha invitato il presidente Loiari, io lo chiamo sempre, ancora adesso lo chiamo sempre presidente, perché io solo due parole voglio dire questo, per dire a un certo punto io non si parlava della politica, anche ovviamente non sono una persona neutrale, ho le mie idealità politiche e non mi è costato nulla essere coerente in questi anni.
mi sono trovato questo presidente che andava oltre. Ho detto, ma io non sono del Partito della Democrazia Cristiana, non sono del centro, non so, però viene a fare un comizio e quando, nella misura della campagna elettorale, e da presidente della regione, e dice delle parole bellissime che non dimenticherò mai. Io dovrei essere neutrale, sono il presidente di tutti i comuni della nostra regione, però qua è stata una cosa particolare. Qua c'è una storia, non una persona, c'è un progetto, c'è stata un'iniziativa, c'è il cuore della Calabria, e io come presidente ho colto questa occasione, ha creduto in un progetto di rinascita di un luogo, una speranza di un luogo che può essere Viace, che può essere Girifalco, che può essere un altro comune, che può essere la Calabria, perché io credo che esiste una possibilità di riscatto del nostro territorio, che deve ripartire, che deve ricominciare da questa ridefinizione della nostra identità. Qualsiasi progetto possiamo fare che non riguarda, io lo dico come sindaco anche questo, noi non possiamo solo preoccuparci delle buche delle strade, delle cose della quotidianità, dobbiamo guardare la mia comunità, la nostra comunità, è migliorata dal punto di vista della maturazione di una nuova coscienza, e quello è il contributo che diamo per migliorare il mondo. Come sindaco, noi, come sindaci, dobbiamo dare questi contributi a livello locale per avere uno sguardo più globale. Allora dico, è possibile, e mi ricollego al senso e all'impegno che ha avuto quel presidente, che si è distinto perché ha interpretato la vera anima della Calabria. Non è un caso che qua, al di là delle appartenenze politiche, per ribadire che un'altra Girifalco, un'altra Viace, un altro comune, un'altra Calabria, un altro mondo è possibile. Sindaco di Riace, veramente per noi, per tutta l'amministrazione, è motivo di orgoglio averlo qua, perché un modello virtuoso come quello suo andrebbe comunque riportato ovunque dove le condizioni al contorno sono simili. Quella di Riace appunto non è un'utopia, nella rete SPRAR troviamo diversi comuni, anche il comune di Gasperina, e in questo comune l'accoglienza, ho avuto modo di leggere un articolo, diventa un modo per esprimere la sua solidarietà, così ho letto, quindi questo messaggio di solidarietà ce lo spiega meglio il sindaco Gallello. Buonasera a tutti, grazie al sindaco di Girifalco che mi ha invitato per esprimere, per testimoniare la qualità di un progetto che da un paio d'anni, esattamente da 2 anni, stiamo portando avanti a Gasperina. Io saluto tutti, ovviamente, tutto il tavolo della presidenza, e certo che parlare dopo Mimmo Lucano, che doveva essere messo alla fine veramente, nel senso che ci ha tolto gli argomenti, perché la sua esperienza viva mette tutto in secondo piano, come è giusto che sia d'altra parte, però noi nel nostro piccolo possiamo dire alcune cose. Innanzitutto ci siamo affidati a Fondazione Città Solidale per la gestione di questo progetto, abbiamo trovato il padre Piero, un grande benefattore del nostro territorio, lo voglio dire sempre, lo dico anche quando non c'è, quindi, perché l'impegno costante su queste tematiche un pochino distorte oggi da molti pregiudizi lo porta ad essere anche controtendenze nelle nostre società, ma lo fa con coerenza dettata dal Vangelo ovviamente, ma lo fa con coerenza e senza paure. E quindi ci siamo affidati a Fondazione Città Solidale, dove abbiamo trovato anche molte competenze degli operatori. Io voglio essere molto chiaro su una cosa, la dico spesso anche a Gasperina quando facciamo qualche incontro pubblico, e mi riallaccio ad un discorso
ad uno dei concetti chiave che mi è piaciuto di più di Mimmo Lucano, che la politica deve dare sempre degli indirizzi, non si può basare sugli umori di piazza per prendere decisioni. E noi questa cosa l'abbiamo fatta dall'inizio. A Gasperina abbiamo scelto la pratica dei migranti, innanzitutto perché siamo consapevoli che la nostra storia è una storia di migrazione. Io da qualche mese sto lavorando a mettere un pochino a posto l'archivio in alcune situazioni e ho trovato il registro dei passaporti rilasciati nel comune di Gasperina dal marzo 1900 in poi. Nei primi 10 anni del 1900, su una popolazione che nel 1911 il censimento era di 4.000 abitanti, 1.800 persone sono partite per gli Stati Uniti d'America. Il 90% è rimasto lì. Solo i primi 10 anni, stiamo parlando del Novecento. Quindi immaginate la marea di persone che è dovuta partire da questi luoghi. Ovviamente noi non siamo abituati, a differenza di altre nazioni europee, ad avere contatto con i migranti. Come diceva Mimmo, gli ultimi 10 anni in Italia si è vissuta questa stagione, prima erano casi sporadici, ma l'Europa, che adesso è invasa da paure, abbiamo visto che uno dei motivi del Brexit è stato molto probabilmente anche il fatto migratorio, l'Europa ha avuto in questi anni, in questi decenni, due modelli straordinari che dobbiamo tenerci cari. Il primo è il modello inglese, il multiculturalismo, che è divenuto un esempio a livello mondiale. Londra è la città multiculturale più grande d'Europa, è uno degli esempi più validi al mondo. E poi abbiamo avuto anche il modello francese, il cosiddetto modello assimilazionista, lo chiamano gli esperti, proprio perché per decenni la Francia ha assimilato migranti e li ha resi cittadini francesi. Ricordo a me stesso che ci fu una discussione a livello europeo quando la Francia nel 1998 vinse i mondiali di calcio, perché quella nazionale, metà di quella nazionale, era composta da figli di migranti. Mi ricordo Desailly, Jacques F, Duran, erano tutti figli di migranti. E quel modello vincente nel mondo del calcio è stato proposto in altri ambiti. Quindi noi siamo un pochino in ritardo e io capisco le difficoltà che ci possono essere innanzi ad una situazione precaria di crisi, di lavoro, eccetera eccetera, ma noi non dobbiamo dimenticare che una volta siamo stati noi gli ultimi e c'è stato qualcuno che ci ha aiutato. Oggi ci sono altri ultimi che vengono qui, che non sono contenti di venire qui, perché nessuno vorrebbe lasciare il proprio paese. Dovremmo anche capire il perché lasciano questo paese. Le responsabilità politiche dell'Occidente, io non voglio fare discorsi lunghi perché poi parleremo di Gasperino un minuto, ovviamente. Le responsabilità politiche dell'Occidente, dalla guerra in Iraq, dagli interventi in Siria, dalla guerra in Libia, giusto per fare gli esempi degli ultimi anni, per non parlare del Ruanda, di tutto ciò che dove ci sono stati degli interessi forti, siamo intervenuti per prenderci quegli interessi. Abbiamo creato poca stabilità politica e le conseguenze sono queste. Oggi guardare fino alla punta del proprio naso senza vedere la storia nostra, sia di invasione in altri popoli, sia la nostra storia migratoria, significa non essere onesti con noi stessi innanzitutto. E a Gasperina, e chiudo perché ovviamente l'ho fatto un pochino lungo, a Gasperina abbiamo avanzato questo progetto, l'abbiamo fatto con una scelta iniziale, con coerenza, con coraggio e con lungimiranza, proprio perché siamo convinti nei discorsi che ci siamo detti che la storia non la puoi fermare in alcuni punti, o la governi, la capisci e cerchi di interpretarla e ti attrezzi, oppure ti travolge. E questa storia migratoria che proviene
dall'Africa e dal Medio Oriente ci travolgerà. Quindi essere pronti a questo, anche sotto l'aspetto pedagogico. Noi l'anno scorso come comune abbiamo partecipato ad un bando regionale, siamo stati 8 comuni in tutta la Calabria ad aver finanziato un progetto, è stato chiamato Figli dello Stesso Mare, gestito sempre dalla Fondazione Città Solidale, un progetto dove siamo andati nelle scuole a parlare di immigrazione, perché proprio da lì bisogna partire, non è un luogo comune, bisogna partire dalle scuole, ma proprio da lì siamo andati a spiegare ai ragazzi l'accoglienza, la cultura dell'accoglienza. È stato un investimento serio, c'è stato un progetto finale, una partecipazione ampia e i risultati, ovviamente siete benvenuti a Gasperina per vivere certe situazioni, i risultati sono visibili giornalmente. Quando un ragazzo di Gasperina passeggia tranquillamente sul corso principale del paese, sul corso del paese o mangia un gelato o mangia una pizza o gioca a calcio, sono situazioni che già descrivono di per sé quello che abbiamo fatto, senza pregiudizi. Quando un ragazzo cristiano, perché ce ne sono anche cristiani, ce ne sono 4-5 in quella comunità, partecipa alla Via Crucis attivamente portando la croce, abbiamo già descritto tutto quello che è successo a Gasperini. Quindi questo investimento noi non l'abbiamo fatto per discorsi di economicità o finanziari, l'abbiamo fatto perché pensiamo che politicamente alcune risposte e alcuni segnali, alcuni indirizzi bisogna darli. Molto probabilmente ci saranno dei problemi qui iniziali, visto il clima, ma invito il sindaco e la comunità a non scoraggiarsi, a fare un salto di qualità. Grazie a voi. Quando un sindaco trasforma un punto di debolezza in uno di forza, penso stia intraprendendo la strada giusta. So che c'era anche la consigliera Signorello che voleva intervenire. Buonasera a tutti, io volevo fare una brevissima riflessione. Innanzitutto è stato un piacere conoscere il sindaco di Riace in questa occasione. Sono qua, sindaco. Mi volevo presentare, io sono l'ex vice sindaco, quella che ha attuato il progetto, ha presentato il progetto per il centro di accoglienza minori. Girifalco non ha niente da imparare da nessuno, sindaco. Noi siamo il centro di accoglienza per eccellenza, un centro di solidarietà per eccellenza. Noi nel 2012, insieme a quello che era questo Mare Nostrum, si chiamava il progetto per la ristrutturazione dell'immobile e l'accoglimento conseguente dei minori non accompagnati, abbiamo presentato anche quello che era il REMS, sicuramente ne avete sentito parlare, che sarà il centro che accoglierà coloro i quali gli psichiatrici criminali. Questo progetto partirà a breve, quindi quando sento parlare il sindaco Cristoforo di scelte di coraggio, non ho capito quale scelta di coraggio si riferisce, ma semplicemente ha ereditato delle situazioni che ha gestito male e malissimo. Non voglio fare politica, assolutamente, attualmente sono di opposizione, ma scusi, ancora non ho finito il concetto, quindi se permette, se lo posso dire, a meno che non siamo monotematici e quindi ci dobbiamo conformare tutti alle stesse idee, mi alzo e me ne vado tranquillamente, non ho bisogno di dire null'altro, assolutamente, proprio per questo. È gestito male malissimo per un semplice motivo. Quando hanno ereditato il progetto dei minori, del centro minori non accompagnati, ovviamente è stato bocciato per una serie di incompetenze amministrative mal presentate. Ciò significa che noi siamo arrivati ad una soluzione tale che da centro minore siamo arrivati ad un centro per adulti. La scelta di quei due progetti, sindaco di Riace, era avvenuta di comune accordo con i nostri cittadini.
sia lo SPRAR sia il REMS sono stato frutto di scelte che sono avvenute in consigli comunali aperti, dove i cittadini hanno liberamente manifestato il loro pensiero ed erano tutti d'accordo per questo centro di minori non accompagnati. Da quel momento in cui è stato appoggiato questo progetto e si è arrivato agli adulti, nessuno è stato capace di dare udienza ai cittadini che la pensavano in modo diverso. Il centro non accoglienza, ci rivolgo, non è un centro che è nato così o che hanno delle devianze, delle paure strane, ma un centro fatto di cittadini e di mamme che hanno delle perplessità. E se qualcuno, e rammento che il consigliere straniero, un collega di opposizione attualmente, aveva chiesto un consiglio comunale aperto in merito allo SPRAR e nessuno gli ha dato udienza, ovviamente, come è solito ormai in queste occasioni, bisognava semplicemente interloquire di nuovo con i cittadini e dire passiamo da un centro minore non accompagnato, visto che comunque la scelta ormai era irreversibile, ottenuti i finanziamenti per ottenere le ristrutturazioni certamente non si può tornare indietro. Le perplessità e i dubbi che hanno queste mamme del centro non accoglienza Girivalca, che è una perplessità, un dubbio che hanno tutti gli italiani, non è che è una particolarità, una specialità di Girivalca. Io leggevo qualche giorno fa che il 6% di questi extracomunitari che sono presenti sul territorio, che poi non è che è una cifra è esageratamente esagerata, nelle varie nazioni europee ha comportato qualche difficoltà. Dalla Germania, che hanno il problema della concorrenza a livello occupazionale, in Italia c'è un problema semplicemente di ordine pubblico. Oggi vogliamo rassicurare in qualche modo questi cittadini che a livello di ordine pubblico non ci saranno problemi? Quali sono le misure che si intendono adottare? Come verranno gestiti? Alla fine voglio dare un piccolo particolare, quindi è una questione di rassicurazione che diamo al cittadino, non lo dobbiamo convincere che deve essere solidale. Il cittadino di Girivalca è solidale per eccellenza, noi siamo il prototipo della solidarietà, altrimenti non avremmo presentato quelle progettualità. Altrimenti non avreste presentato quelle progettualità. Grazie. Sì, scusate. È banale fare polemiche. E intanto chiedo scusa agli ospiti. Però, egregia consigliere, ti ricordo le lettere che ha fatto in caserma dei carabinieri e alla Regione Calabria per bloccare l'iniziativa dello SPRAR. E questo mi dispiace. E poi ti porto io. E non dico più lui. Non serve la polemica. Non serve la polemica. E faccio. Ma tu hai detto qualcosa e io lo devo dire. Certamente se ti riferisci alla trasmissione di documenti falsi, certamente per favore, basta, è una farsa questa diventata. Al prossimo consiglio. Ad intervenire sulla vicenda dell'accoglienza a Girivalco anche il segretario generale della CGIL di Catanzaro, Giuseppe Valentino, che in una nota, tra le tante domande che si poneva, si chiedeva da quando la solidarietà è un problema per la nostra gente abituata ad accogliere ed essere accolta. La parola a Giuseppe Valentino. Grazie. Guardate, non vi nascondo che è complicata per me oggi, anche perché sono un concittadino, sono di Girivalca, ma devo provare a scindere un po' il ragionamento che è lo spirito e il sentimento, diciamo, di girifalcese, come si diceva, un popolo che ha il DNA, il senso dell'accoglienza per una serie di ragioni, da quello che invece rappresento e per il motivo per cui, insomma, posso prendere un microfono in mano e discutere con voi, cioè la mia organizzazione, la CGIL di Catanzaro, è quindi un'associazione laica, un sindacato, un'associazione appunto che
tutela, difende, rappresenta delle istanze, soprattutto legate al lavoro. E il lavoro è un tema dei ragionamenti di chi anche ha delle perplessità, dei dubbi su quello che è quando appunto insomma uno sprar arriva in un comune può rappresentare appunto paura, incertezza, dubbi su quello che potrà accadere. Io credo che i dubbi siano legittimi. Un po' meno legittimo è pensare che non si abbia niente da imparare. Credo insomma che c'è tanto da imparare e Gini Falco ha tanto da imparare, così come tutti noi insomma, che facciamo parte di un mondo che è appunto variegato, che è vissuto da più comunità e che quelle comunità hanno delle istanze, degli interessi, delle religioni, delle culture differenti dalla nostra. C'è tanto da imparare, certo. E per imparare bisogna conoscere. Ora non voglio fare il saccente, perché non sto dicendo quello, cioè non sto dicendo che non si conosce quello che è lo SPRAR e per cui c'è la paura. Bisogna conoscere da dove appunto insomma le istanze vengono fuori e soprattutto capire chi sono gli interlocutori che legittimamente si pensa di invitare nella propria comunità a dire difendiamo dai cattivi il nostro paese. E vorrei appunto dire a chi è intervenuto prima, che diceva giustamente, non siamo razzisti, non ci sono da una parte i buoni e i cattivi, c'è tutto un sistema economico di questioni, la sinistra, la destra. Beh, intanto gli vorrei dire di aggiornare un po' il software agli anni diciamo in cui viviamo, al dopo il muro di Berlino, per favore, almeno, quantomeno. Dopodiché è facile fare i forti con i deboli e i deboli con i forti, è molto facile, perché guardate, io appunto, e parlo da segretario della CGIL, ricordo una bella manifestazione il 29 di febbraio di 4 anni fa davanti alla sede o nel quartiere di Capizzaglie, davanti alla sede di Giacomo Panizza, della comunità, anche lì la Luna Rossa che era stata attentata. E ricordo, lo ricordo in maniera particolare perché fui io, mi è stata chiesta alla CGIL di aprire la manifestazione, e ricordo che c'erano 20.000 persone che protestavano contro l'Andrangheta. Nel loro paese ci mettevano la faccia e dicevano qui c'è l'Andrangheta e non la vogliamo, vogliamo che Giacomo Panizza, che è il modello per quello che è successo qui a Lamezia, il nostro territorio sia libero. Guardate che la stessa manifestazione davanti al centro SPRAR Luna Rossa a Lamezia l'hanno fatta a Casapound, però per protestare contro Giacomo Panizza e contro i migranti, non contro l'Andrangheta, per protestare perché era uscita fuori la falsa notizia che un anziano era stato violentato ed era stato derubato dagli immigrati. E questa non è questione di razzismo, è questione da che parte scegli di stare. Se scegli di combattere davvero e di liberare il tuo paese da chi lo opprime, o se utilizzi la paura, legittimo sentimento, per cavalcare l'onda e pensare insomma di difendere prima gli italiani. Allora, siccome non è una questione di pelle, si dice, è una questione di soldi, è una questione economica, è una questione di lavoro, mio figlio è dovuto migrare, mio padre è in Germania, perché prima non tocca a noi? Perché se fosse così, e se immaginiamo che questa è la società che stiamo costruendo, guardate che il prima non siamo quelli che stiamo sotto della scala sociale, prima vengono quelli sopra, come sempre accade, e dopo noi. Per cui un ragionamento di razzismo o di colore della pelle non lo si fa, ma lo si interpreta, e questo insomma fa un po' male in un paese come il nostro. Poi è facile naturalmente anche dire, no, è un paese accogliente il nostro, ed è vero, però insomma stiamo parlando di matti, diceva insomma De Gregori, no? E quindi insomma nella canzone dice, i matti vanno contenti al guinzaglio della pazzia, quindi sono controllabili, e invece chi li controlla? A sti ragazzi, no? Dello SPRAR, i 16 migranti che ci invaderanno,
chi li controllerà? Li controllerà il lavoro delle associazioni che stanno dentro lo SPAR, li controllerà il lavoro delle persone che grazie a quelle persone che arrivano da fuori diventerà migliore. Perché non passa giorno che alla prefettura, quando ci sono i tavoli sull'immigrazione, il prefetto prova, il prefetto di Catanzaro, a chiamare i sindaci uno a uno e gli dice: per favore, siamo in una situazione di emergenza, prendete e utilizzate luoghi abbandonati per fare accoglienza. Non c'è una volta che non c'è il rappresentante del MIUR, del Ministero, che ti dice: per favore, se non c'è un centro d'accoglienza in questa comunità, chiudiamo le scuole, perché non abbiamo utenza, non abbiamo alunni a cui far imparare qualcosa, appunto, per tornare all'inizio. E quindi è una questione culturale, è una questione pratica ed è una questione politica, che però riguarda e attiene quale politica immaginiamo si possa fare nel nostro territorio. E guardate, lo dico per chiuderla, perché credo, insomma, che siamo di fronte ad una questione. Dei segnali ci sono, non è capitato mai, insomma, di avere il tifo in casa, diciamo, ai consigli comunali o alle iniziative, no, nel nostro paese, non è mai capitato. E quindi un po' il clima nella società è vero che è cambiato. Come bisogna contrastare, secondo la mia organizzazione, questi tipi di fenomeni? E soprattutto, perché lo dobbiamo fare? Io credo lo dobbiamo fare proprio per difendere l'Europa. L'idea dell'Europa della pace, che abbiamo costruito, sulla quale abbiamo costruito cultura, sulla quale abbiamo costruito esperienze, sulla quale abbiamo costruito comunità. Noi abbiamo avuto la possibilità, dai intellettuali, tra virgolette, di conoscere l'Europa. I ragazzi che si muovevano per l'Europa nei progetti Erasmus non ci andavano con la valigia di cartone disperati, no, per trovare un pezzo di pane. Ci andavano ad apprendere qualcosa dagli altri, a scambiare la propria cultura con l'altro. E questo è un modello che si rompe, se rompiamo anche a Girifalco con lo SPRAR o in un altro luogo. Quando diciamo che Mimmo Lucano è tra i più influenti del... e lui dice giustamente: ma che cavolo state dicendo? Vivo in una comunità, appunto. Ma non è quello, no, che è il merito. Mimmo Lucano diventa influente se la sua esperienza diventa modello per tutti, perché influenzerà il destino e la storia che daremo all'Europa e alla nostra comunità. Guardate, parlo di Europa, sembra distante, ma l'Europa stessa, quella economica, paga la Turchia per mantenere i migranti alle porte, per tenerle nelle gabbie, e questa è la cosa alla quale ci dobbiamo ribellare come cittadini europei. Ribellare dall'idea che tornano i muri, che tornano le frontiere, che torna il filo spinato, dentro non dei muri invisibili, dentro la nostra anima, dentro la nostra mente, dentro le nostre politiche, perché quelle politiche porteranno l'Europa ancora ad essere povera e senza lavoro, a far sfruttare gli ultimi, quale che sia il colore della loro pelle, e a costruire razzismi, egoismi che noi avevamo abbandonato, e quindi a far soffiare venti che non sono quelli di pace. Allora noi dobbiamo continuare per costruire pace, per costruire l'Europa, per costruire il nostro futuro e tracciarlo per il bene, perché ho sentito anche, no, delle considerazioni, ma chi non ha figli come fa a capire? Non ha figli, e quindi come fa a capire? Noi lo dobbiamo fare proprio per il bene dei nostri figli, di quelli che verranno. Io vorrei che vivessero in un mondo in cui ci si stringe la mano, non in cui ci si prende schiaffi solo perché si è diversi l'uno dall'altro. E per questo, insomma, la mia organizzazione è dentro quest'idea, dentro questi progetti e dentro queste iniziative che si svolgono e che devono andare avanti. Sì, c'erano altri interventi, so. Sì, prima... buonasera. Allora, a parte i contrasti politici che sono stati tirati fuori di forma... No, non mi serve, grazie. Di cui a me non serve. Si è parlato...
parlato tanto, si è elogiato questi centri di SPRAR e via scorrendo, ho visto agli altri interventi alcuni sorrisini ironici da parte di alcuni di voi. Adesso vorrei sorridere io, se me lo permettete. Da mamma, voglio chiedere a voi come sindaco, a tutta l'amministrazione, perché sono stata etichettata come la burattina di qualcuno, no? Le mie iniziative le ho prese sempre ed esclusivamente di testa mia, e c'è chi può testimoniarlo con vecchi link, perché questa è una lotta contro il centro che io ho fatto da sempre. Adesso voglio chiedere a voi, le garanzie che voi ci date, queste persone che spero, come dicono, siano nuclei familiari, siano brave persone, siano persone bisognose, le garanzie che voi da amministrazione ci date, queste persone saranno controllate, avranno, poi non ho capito quel discorso dei 35 euro che verranno usati per pagare l'albergo, il cibo, questo e quello, queste persone come vivranno? Come verranno impiegati nel sociale? Sono da mesi che vorrei queste delucidazioni, se è possibile qualcuno magari come il signor Lucano che già vive in un'esperienza simile, se gentilmente mi può dare questi chiarimenti. Cioè se ti può dare queste garanzie da mamma e non da fascista né da comunista e né da nessun partito politico. Se è possibile, visto che sono mesi che sento solo silenzio e che mi viene, visto il tema braccia aperte, che mi viene negata l'accoglienza dalle persone che dovrebbero, questa conferenza doveva essere fatta, non dico come si fa perché non è giusto dare solo ed esclusivamente la colpa all'attuale amministrazione, ma questa conferenza doveva essere già fatta da molto molto tempo, perché penso che un primo cittadino che rappresenta il suo paese dovrebbe anche sentire un po' il parere di quello che ne pensano i propri cittadini. Solo questo, la mia lotta era riferita solo a questa e non a livello politico. A livello politico sono ignorante, non mi interessa e non me ne può fregare di meno. Da mamma però vorrei gentilmente se mi dite e mi chiarite questi aspetti dello SPRAR. Salve, buonasera a tutti. Io ringrazio e primo il sindaco del mio comune che ha organizzato questo evento e che con suo agire ha fatto sì che delle cotante personalità venissero nella nostra sala consiliare ad renderci edotti su quello che è la problematica legata allo SPRAR. Sono stato cacciato, scusate faccio meno del microfono che probabilmente si sente lo stesso. Più volte in passato ho chiesto in tutti i modi che venissero convocati consigli comunali e tavoli di discussione affinché non avvenisse quello che stasera ho visto, legato ad un progetto di inclusione, e noi ed io più volte ho scritto che la mia idea di politica sociale legata alla mia storia personale è quella dell'inclusione, ma l'inclusione non può essere legata ad una fattura sociale. Se costruiamo il castello dell'inclusione su quella che è una fattura sociale, probabilmente partiamo col piede sbagliato. Quindi il mio intervento brevissimo non sarà un intervento di tipo politico ideologico, le ideologie sono finite e sono finite da tanto tempo. Noi come Consiglio Comunale siamo custodi di quella che è la sovranità di questo comune, la sovranità popolare, e quindi dobbiamo essere custodi gelosi della nostra società e dobbiamo far sì che non venga lacerata, anche se per costruire un qualcosa di nobile, perché l'accoglienza di chi è in difficoltà
di chi scappa dalla fame più nera, di chi scappa da situazioni di guerra, da chi scappa e mette il proprio figlio su una barca, perché dice meglio affrontare quel 50% di probabilità che muoia in mare anziché l'80% che venga ucciso lì dove c'è il teatro di guerra, va rispettato. Ma noi dobbiamo essere gelosi, custodi di cosa? Della nostra società, perché non possiamo costruire su una società frantumata, perché se no facciamo male, se no queste situazioni che abbiamo visto stasera, di cui tante cose magari non mi avete visto sorridere o fare le, quando ho sentito gli interventi, perché alcune cose magari erano anche giuste, condivisibili, come ho ascoltato con immenso piacere l'intervento di padre Puglisi, anche per i miei trascorsi di trascorsi personali, assessore Costo, la prego di mantenere il contegno dell'aula, in quanto quando uno non ci crede in determinate azioni, benvengano. Quindi nella tutela della nostra società, siccome quando si stava, quando era in embrione questo progetto, alcune diciamo avvisaglie c'erano, e ogni tanto vale la regola che nessuno magari ha toccato in patria, quando diciamo attenti, discutiamo, confrontiamoci prima di consegnare il regalo infiocchettato, perché se no poi quando si scarica può capitare qualcosa. Oggi come oggi siamo ad un punto in cui quei passaggi precedenti, magari perché venivano da una piccola forza di minoranza, sono stati inascoltati, ma alcune regole del buonsenso, come si leggeva una volta nelle norme, quando si diceva affrontate i problemi col senso del padre di famiglia. Ogni tanto nelle vecchie norme tecniche avveniva questo. Oggi cosa chiedo? Era un progetto su cui non si poteva tornare indietro, perché i finanziamenti erano stati finalizzati già dal 2012, era un progetto su cui bisognava solo aprire, prima che agli altri, a noi stesse il ragionamento, per poi poter accogliere letteralmente a braccia aperte chiunque venga nella nostra comunità. Padre Puglisi, io le chiedo una cosa, visto che penso che da quello che ho capito da lei la gestione del centro accoglienza, ci aiuti affinché con una serie di incontri, con una serie di confronti con tutta la nostra, con tutta la società girifalcese, affinché si avvenga una cucitura di queste lesioni, una cucitura di queste fratture che fino ad oggi sono avvenute, perché se non ricuciamo la società girifalcese e non la si ricuce facendo la battutina ironica quando si sente un qualcosa di diverso, anche se è condivisibile al 100%, in ogni caso è una protesta, ci aiuti a ricucire su un progetto giusto e nobile, quale quello che si sta portando avanti, quelle che sono le eventuali e possibili fratture che in questo comune, in questa comunità, non comune, in questa comunità, nel senso proprio di comunità, si sono aperte. Io la ringrazio in anticipo perché so e spero che ci fornisca la sua esperienza affinché ciò possa avvenire. Tengo conto dell'orario, capisco. Capisco tutto, quindi sono sportivo anch'io, quindi parlerò 10-12 minuti. No, certo, è stato un dibattito ricchissimo, anche nelle voci di dissenso. Diciamo che è stato un dibattito dove c'è stato un ampio tavolo di presidenza e dove chi è intervenuto fatto interventi altrettanto lunghi, che è un po' inusuale in queste cose, però va benissimo. Io accetto, per esempio, l'ultimo intervento è un intervento di civiltà, di
di dibattito civile, perché questo è giusto, e anche quelli che sono intervenuti prima. Io voglio dire una cosa, io lo capisco che questo tema possa dividere, divide tutto il mondo, è un errore catastrofico, ma divide. In Calabria c'è un motivo un po' più particolare che dipende dalla nostra storia, perché noi non ci si divide, perché noi siamo, che non c'è, sento, lo sento perfettamente anche, perché noi no, qua non perché noi siamo un popolo di emigranti, perché fino a 25 anni fa non c'era una famiglia su due che aveva il problema dell'emigrazione. Io stesso avevo il problema come famiglia dell'emigrazione, quindi noi certe ubbie non possiamo esibirle, a parte che, come dirò di qui a poco, è anche un problema di convenienza. Io sono un ammiratore di Lucano, lo dico pubblicamente, perché? Ed è vero che io sono andato facendo uno strappo indecente alla mia condotta a fare campagna elettorale, l'unico paese dove sono andato, perché c'era un suo concorrente, uno che si contrapponeva, che voleva azzerare quell'esperienza, un'esperienza che io ho trovato straordinaria, e allora mi sono esposto, non vi dico le polemiche, però mi sono esposto, perché ritenevo che quella era la posizione di un presidente di una regione come la Calabria. Voglio dire una cosa che dico sempre in queste occasioni, anche se le devo dire velocemente. Guardate, quello che si è costruito nel mondo, nel globo, non legge più. Le disuguaglianze che si sono accentuate negli ultimi 25 anni non reggono. Questo equilibrio del mondo non regge. Non regge che ci sia una organizzazione non profit come l'Oxfam, che all'inizio di quest'anno afferma che i 62 uomini più ricchi del pianeta posseggono la ricchezza di metà della popolazione del mondo più povera, cioè noi siamo 9 miliardi nel mondo e loro posseggono la ricchezza di 4 miliardi e mezzo. Voi pensate che possa reggere questa cosa, questo equilibrio? Cioè quando questi uomini, che sono un'infinità e che vivono con un dollaro al giorno, vedono le nostre attraverso le antenne paraboliche, vedono che noi nell'Occidente facciamo la pubblicità al mangiare del gatto e loro non possono mangiare, com'è possibile pensare che questo equilibrio regga? Non regge, fra 30 anni non ci sarà, non conservate niente, non ci sarà proprietà privata che tenga, sarà travolto tutto. E a quella signora che mi sembrava in perfetta buona fede che ha fatto la domanda, io vorrei chiedere, e lo faccio sempre, sempre quando mi occupo di questo tema, mi rivolgo, escludo gli uomini e mi rivolgo solo alle donne. Cosa pensate che spinga una donna con un bimbo in braccio e uno in grembo, magari l'hanno messo incinta negli 8, 9, 10 mesi in cui deve stare in Libia prima di potersi imbarcare, che si mette su una barca che sa che al 50% può fare naufragio? Cosa spinge quella donna? Da quale orrore fugge? Se noi ci chiediamo queste cose, ci diamo tutte le risposte e non ci divideremmo in quest'aula. Ve lo dico sinceramente, perché così è. Perché così è. Voglio dire, faccio un riferimento unico alla mia esperienza di presidente. Io appena sono stato eletto, forse mi illudo che qualcuno di voi se lo ricordi, prima ancora di essere proclamato, quindi io non ero ufficialmente il presidente della regione, io sono andato al Marcinello. Ma perché al Marcinello? Io mi volevo collegare con quel mondo che era stato costretto ad emigrare. E sapete com'era il trattato che legava l'Italia dei minatori al Belgio?
e il presidente del consiglio in quella fase era De Gasperi, che era un cattolico vero. Ebbene, tanti minatori, tanto carbone all'Italia. E sapete cosa serviva quel carbone? A mettere in moto le industrie che non erano in Calabria, erano al nord. E quando si perde la vita in quella maniera, il numero così spropositato che è rimasto nella mia memoria di adolescente, incancellabile, è chiaro che va là e ti ricolleghi a quel tuo mondo. Per cui capisco, qua non c'è solo Riace e solo Girifalco, o solo Gasperina, o solo Caulonia, come altri, c'è anche quello che è avvenuto a Rosarno. Non è che ci fa onore, la realtà non è tutta piatta, è bella. Certo, il codice dell'accoglienza è da millenni nella nostra psicologia. Io ricordo spesso che prima dell'avvento di Cristo su questa terra il forestiere era sacro, perché quando bussava in attesa e compariva sull'uscio inatteso, scatenava paure ancestrali, però era accolto, era accudito, era sfamato, perché si diceva che nella mitologia pagana dentro quel forestiero si nascondeva un dio pagano. Naturalmente con l'avvento di Cristo l'accoglienza diventa un progetto. Ero forestiero e mi avete accolto, nudo, e mi avete vestito. E certo, noi come facciamo a non tener conto di tutte queste cose? Non c'entra se si atei o si crede o non si crede. Che possiamo immaginare? Che noi li respingiamo in mare? Guardate che c'è stato un periodo non lontano della nostra vita in cui il ministro dell'interno, non voglio fare il nome per una questione di garbo, diceva che bisognava respingerli in mare non si respinge nessuno. Allora, dette tutte queste cose, voglio dire che alla fine, certo che bisogna aprire, io condivido quello che ha detto Stranieri, mi sono proprio informato, proprio si condivida, si faccia un discorso aperto, su questi temi non ci si può dividere. E capisco, ma poi ci può essere anche la battaglia politica, ma il garante è Don Puglisi. Il garante è Don Puglisi di questo atteggiamento. E quindi bisogna aiutarlo, anche perché mi pare che tutto sommato non è che l'amministrazione di oggi e quella di ieri era in conflitto su questo tema. Per cui voglio dire, e chiudo davvero per non farla lunga, che voglio dire solo che è vero che purtroppo può capitare che ci si divide su tante cose, perché ci sono anche bisogni e tanti ragazzi che sono a spasso, non è che non si capiscono, tutto va regolato, va tenuto, però come si fa a respingere noi non possiamo farlo questo, perché è la nostra storia che ce lo vieta. E quindi dobbiamo sapere aprire le braccia a questo mondo. Tutto va regolato. Dice, ma l'Europa? Ma infatti l'Europa oggi, faccio fatica a dirlo, ma è un disastro vero, così come è stato immaginato. Un disastro vero. Non è possibile che questa politica sia, diciamo così, governata da burocrati oscuri, non è possibile, perché poi ci sono questi esempi come la Brexit, che può dare tanti problemi negli altri paesi. La verità è che forse siamo in molti, 28 e adesso 27, purtroppo se voi pensate per un attimo, noi stessi come Calabria siamo penalizzati, perché un'Europa che non ha sufficienti risorse per tutti, finisce per fare bandi molto selettivi, molto rigorosi, in cui molte regioni vengono escluse, chi non si attrezza viene escluso, e non si possono perdere
quelle risorse, perché non ci sono altre risorse che ti può dare lo Stato nazionale come avveniva fino a 20 anni fa. E quindi è un problema che l'Europa ci pone, oltre a tanti altri drammi. Allora io chiudo, io sono venuto volentieri, ho voluto rispondere a questo invito del vostro sindaco, che io trovo una persona, lo voglio dire, al di là delle differenze di qualità, che si batte per il proprio comune. Ci sono venuto volentieri perché? Ma perché, insomma, questo sarà il tema degli anni che verranno. State attenti, il problema dell'immigrazione sarà il problema. E non c'è muro né reticolati che possa bloccare questo mondo. Cioè la gente affamata che fugge dalle guerre non si ferma in nessuna maniera. O questo mondo nostro, e qui dicevo che è la nostra convenienza, o sappiamo accoglierlo o saremo presto travolti tutti. Grazie e scusate. Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie agli ospiti per la disponibilità. Quello che vi voglio dire è che dalla prossima settimana in poi si faranno degli incontri unitamente tra amministrazione, Padre Pieno e la cittadinanza per la discussione in mezzo. Intanto volevo ringraziare anche Enzo Bruno perché non è potuto essere presente, però ha mandato la sua portavoce, quindi la ringraziamo per la presenza. Grazie a tutti.